Ripresa l'attività delle commissioni consiliari dopo la pausa natalizia. Mercoledì la seconda si è riunita per discutere di copianificazione e valutazione urbanistica e la terza di gestione forestale. Giovedì il tema dei rifiuti è stato al centro della quinta commissione. Di sicurezza degli sport invernali si è parlato in sesta e in terza, mentre la quarta ha affrontato il problema del sovraffollamento dei DEA. Migliora l'accessibilità delle leggi sul web. Arianna, la banca dati normativa del Consiglio regionale, si rinnova grazie a una timeline esplicativa che consente di ricostruire l'iter di formazione delle leggi. Rinnovata anche la sezione attività dei consiglieri e la ricerca dei documenti. Dal sito del Consiglio regionale è possibile accedere al servizio InfoAtti, un modo veloce per essere sempre informati sui disegni e le proposte di legge e di deliberazione, su interrogazioni e interpellanze presentate, discusse, approvate in aula e in commissione. In occasione del Giorno della Memoria è stato presentato a Torino il volume Oltre il nome di Adriana Muncinelli ed Elena Fallo sulla storia degli ebrei stranieri deportati dal campo di concentramento di Borgo San Dalmazzo. Un evento organizzato dalla comunità ebraica di Torino e promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione. La mostra sull'eclettica figura del cardinal Guglielmo Massaia, missionario, medico, esploratore diplomatico, rimarrà aperta fino al 3 febbraio a Torino presso la Biblioteca della Regione. L'evento è promosso e organizzato dal Consiglio regionale. Il portale www.giornalidelpiemonte.it, che rende disponibili più di 2 milioni e mezzo di pagine di giornali locali del Piemonte, ha introdotto nuove funzionalità. La mappa del Piemonte è cliccabile e la possibilità di sfogliare pagina per pagina il periodico. Prosegue la riscoperta delle antiche ricette piemontesi con la seconda serie di Gustose Tradizioni, filmati dedicati alla gastronomia storica piemontese. I video sono realizzati con materiale d'archivio e disponibile sulla social TV del Consiglio regionale grazie a un accordo con l'Istituto Luce.